Io adesso dovrei raccontarvi Auschwitz. Raccontare Auschwitz significa raccontare l'orrore. Vi dico subito, io lavoravo in un comando, chiamato Königsgraben. Dovevamo scavare dei canali perché ormai erano stati già costruiti quelli che partivano dal lager, da Birkenau, poi li vedrete lì. Lì a Birkenau sono piccoli, però andando avanti erano una profondità magari di 6-7 metri, forse più, con le sponde oblique. Non ci veniva fatto rifornimento d'acqua. Lavorare in quelle condizioni, io sono arrivato a maggio, quindi a maggio, giugno, luglio, agosto, mesi tremendamente caldi, quindi praticamente si rischiava di morire disidratati. Però c'era un sistema che ci aveva insegnato, quelli che erano arrivati prima. Il terreno era impregnato di acqua, bastava infilare una canna nella parete che stavamo scavando, mettevamo sotto la ciotola preziosa, perché tenevamo sempre attaccata ai pantaloni la ciotola, se ci avessero rubato la ciotola non avremmo voluto prendere la zuppa. Quindi bastava mettere la ciotola sotto la canna, attraverso questa canna goccia a goccia scendeva del liquido, dell'acqua. E naturalmente insieme all'acqua c'era anche terra, però si lasciava depositare, era quello che bevevamo. Lavoro massacrante, sempre sotto la spezza della cucina. Uscivamo la mattina sveglia alle 4:30. Uscivamo per il lavoro al suono della banda. Era una banda musicale davvero molto valida, perché arrivavano musicisti da tutta Europa, quindi era facile formare un'orchestra. Battevano il tempo, dovevamo marciare al passo con il tempo battuto dalla gran cassa. Erano momenti di pericolo assoluto, perché se una delle malattie più frequenti ad Auschwitz era l'edema ai piedi. Si gonfiavano le caviglie, non entravano più gli zoccoli o le scarpe. Quello che naturalmente aveva cercato magari di infilare soltanto la punta del piede nel coso, magari barcollava, c'era qualcuno che correva, alzava la mano al braccio sinistro, prendeva il numero e dopo qualche ora quel prigioniero era scendere. Non sto a raccontarvi altri particolari dell'orrore, perché qualsiasi cosa, come dico, è orrore. Rientravamo la sera, molte volte è capitato che rientrando dovevamo portare i corpi dei nostri compagni che non avevano resistito, che erano stati assassinati sul lavoro, magari a bastonate. Andavamo all'appello, dovevamo allinearli in fondo alla fila in modo che anche loro potessero essere contati. Tutto doveva quadrare. Se la conta non tornava perché qualcuno non aveva raggiunto la baracca perché si era sentito male, oppure morto in qualche altra parte del campo, fino a che non veniva ritrovato, l'appello non finiva, poteva durare anche ore, con qualsiasi tempo, anche d'inverno con la neve. Quindi si andava avanti giorno per giorno. Io devo dire, un'altra cosa molto importante erano i cissi. Avevamo bisogno di avere qualcuno vicino. Quando io poi non ho più avuto i miei fratelli, poi uno l'ho rincontrato, ma l'ho incontrato per pochi giorni e poi non l'ho più visto perché evidentemente era stato fatto partire con una delle marce della morte. Non eravamo insieme, ognuno aveva la sua baracca, il suo posto assegnato, non potevamo stare insieme. Per lui deve essere partito con una delle ultime marce della morte per il trasferimento da Auschwitz, da Birkenau, in altri campi all'interno della Germania, a piedi, che poi anche lì era un'ecatombe perché gran parte di quelli che partivano non arrivavano a destinazione. Chi si attardava veniva assassinato sul posto. Quindi queste cose io non le ho vissute, ma ci sono le testimonianze di chi ha partecipato alle marce della morte. E quindi so che cos'è. Io d'altra parte sono riuscito a resistere. Dicevo,
l'amicizia lì era una cosa indispensabile. Amicizie naturalmente quando noi con quelli che trovavamo ci davamo appuntamento per la, magari per la sera dopo il lavoro, beh, ci vediamo qui nella baracca mia, nella baracca tua, e era soltanto una speranza, non poteva essere una certezza. E così è stato purtroppo in molti casi. Renzo Rocca si è diviso, un ragazzo della mia età, bravo, straordinario, intelligente. Non aveva più trovato il padre poi ho saputo dopo la guerra attraverso un Netofiano, era partito, trasferito in un altro campo dove poi è morto, a Echterdinghe, dove poi morì anche mio fratello Cesare, nello stesso campo, tra l'altro sto a raccontarvi come, perché sono cose davvero, davvero atroci. Renzo Rocas era davvero un caro amico, diciamo, appuntamento, all'improvviso è sparito. Ma già stava male perché il padre, lui era sicuro che il padre fosse incappato in una selezione. Le selezioni, ecco che cos'erano. Arrivavano trasporti da tutta Europa, il posto per quelli che dovevano entrare nel campo doveva essere lasciato da quelli che erano arrivati prima. Ovvero la sera, oppure anche in piena notte, arrivavano alla SS, accendevano la luce, urlando, dovevamo scendere nudi, aprivano una porta della baracca, dovevamo uscire uno per volta, cercando di dimostrare un vigore, possibilmente a passo svelto correndo, ma chi ce l'aveva più di un vigore? E sceglievano quelli che doveva andare a morire per fare posto a quelli che erano arrivati. Quindi le selezioni si susseguivano. Renzo era sicuro che il padre fosse incappato in una selezione, si lasciò andare e non ce l'ha fatta. Vedevo giorno per giorno che stava sempre peggio, evidentemente poi non ce l'ho fatta, non l'ho più vista. Altra amicizia davvero preziosa, credo preziosa per. Certamente per me e anche per lui, quella con Savino Diano. Savino Diano era più piccolo di me, un anno e mezzo meno di me. Ci incontrammo ad Auschwitz, tra l'altro avevo un'esperienza assolutamente terribile perché era arrivato alla camera a gas e poi per una circostanza era arrivato un treno alle patate, richiamarono lui e altri del coso. Serviva la manodopera, erano già usciti e le squadre erano uscite per il lavoro. Richiamarono la sera anziché riportarmi nella camera a gas, lo riportarono all'interno del campo di lavoro. Ma un'esperienza terribile, aveva passato tutta la notte a pochi metri dalla camera a gas, aspettando, sapendo che aprissero quella porta per entrare là dentro. Quindi, quando con Sami. Poi siamo stati liberati insieme, poi però io stavo male, peggio di lui stava male, ma io peggio di lui, quindi ci separammo, ci siamo stati diversi, ci siamo rincontrati dopo tanti anni, beh, posso dire che l'amicizia è forte come allora. Abbiamo passato insieme dei momenti assolutamente terribili, ma anche dei momenti di spensieratezza, perché bisognava cercare di vivere. Ora, vedete, quando uno arriva a una certa età, io oggi ho 88 anni, io lo so, non so, soltanto il Signore sa quanto tempo ho davanti, ma certamente non è quanto tempo che ha un giovane davanti. Allora si andava avanti giorno per giorno. Però se era il caso di raccontare una barzelletta in quelle condizioni, si faceva anche lì. Questa era la notizia. Il 27 gennaio arrivarono le truppe sovietiche. Fu libere, senza gioie. Non si poteva gioire quando il campo era disseminato dei corpi di quelli che non avevano resistito. Tanti altri che si trascinavano sul terreno gelato facendo forza sui gomiti e sulle ginocchia. Dentro le stesse baracche c'erano gente che, oltretutto gente che era morta e che nessuno levava più, perché
non c'era più nessuno che potesse ordinare di togliere i corpi di quelli che erano morti. Quindi arrivarono il 27 gennaio senza gioie. Io stavo molto male, dopo un po' di tempo fui ricoverato in un ospedale da campo, ero arrivato in coma in questo ospedale e poi mi risvegliai, vidi una, non so se era una tenda o se era una baracca, quello che era, ma tanta confusione, letti messi un po' alla rinfusa, medici, infermieri che andavano da una parte all'altra, mi risvegliavo, un ago infilato nell'inguine e ogni tanto arrivavano infermieri che mi iniettava qualche cosa. Io evidentemente stavo morendo disidratato. Poi questa è stata la mia liberazione. Poi il mio ritorno è stato, posso dire, anche un ritorno alla vita. È stato un ritorno alla vita perché sono stato portato prima in quell'ospedale, poi a Leopoli, in un altro ospedale, con un treno ospedale, poi con un altro treno ospedale ai piedi del Caucaso, sul Mar Nero, a Sochi. A Sochi ho ricominciato a vivere. Era un ospedale, era un sanatorio, io dall'altro affetto da DBC, tra le altre cose, e non solo. Era per lungo reggenti, quindi naturalmente stando lì piano piano ho ricominciato a vivere, ho ricominciato ad avere, così, a sentirmi vivo praticamente. L'ospedale per lungo reggenti sono naturalmente sono nate delle amicizie, un'amicizia in particolare una giovane infermiera, si chiamava Lida Griswold, ebrea, per l'altro. Nacque prima questa amicizia, che stava sempre vicino, poi nacque l'amore. Posso dire che è quello che mi ha salvato, perché ho avuto la sensazione che la vita avrebbe ancora voluto riservarmi delle gioie. Poi tante altre vicissitudini, addirittura poi, ho detto, se ricomincio a vivere. Poi addirittura partecipare a una partita di calcio, io ero ragazzino, mi piaceva dare calcio a un pallone prima della deportazione, quindi organizzavano questa partita di calcio, mi piaceva partecipare, per me fu una giornata di gioia, ripresi a vivere. Tornato a Roma dopo varie vicissitudini che non vi sto a raccontare, beh, di nuovo disperazione. Speravo di trovare i miei fratelli, mia sorella, non c'era più nessuno e sapevo che era impossibile, ormai era passato un anno dalla liberazione e quindi facevo poche illusioni che avevano voluto sopravvivere. Però ebbi quella fortuna che vi ho detto all'inizio di trovare gli amici delle amicizie fatte nate nella scuola ebraica. Beh, posso dire, non mi lasciarono mai solo, mi fecero entrare nelle loro case, mi protessero, non mi chiesero mai niente. Tra l'altro io sono tornato a dicembre del 45, ero stato liberato a gennaio, il 2 mi era stato offerto un lavoro e io accettai, ricordo che dicevo, guarda, io non so fare niente, ma che importanza c'è, ecco, altra dimostrazione di solidarietà. Che importanza c'è, imparerai. Io naturalmente sapevo che non avrei voluto realizzarmi con lo studio, potevo farlo soltanto attraverso il lavoro. Avevo 17 anni, ma misi davvero tutte le mie energie in quel lavoro che ero stato chiamato a fare. Tutto sommato, direi in poco tempo, fui in grado intanto di mantenermi e questa fu una cosa molto importante. Addirittura dopo, io cominciai il 2 gennaio del 46, a gennaio del 49, dopo 3 anni acquistai un'automobile che allora nessuno possedeva. Quindi, d'altra parte, il lavoro che facevo mi distoglieva anche da tanti pensieri dolorosi.
sono anche, devo essere sempre grato agli amici che non mi hanno mai chiesto niente. Nessuno mai mi ha detto racconta qualche cosa. Io sono stato senza parlare per 40 anni. Praticamente io ho cominciato soltanto a raccontare alla fine degli anni 80, i primi anni 90. Ho cominciato a raccontare perché erano accaduti due episodi che a me mi avevano sconvolto. Fino allora non avevo mai parlato, mai con nessuno. L'episodio fu quello dei sindacati, un corteo dei sindacati che rivendicavano le loro rivendicazioni economiche, niente di più, si erano portati presso una bara, passando a Lungotevere, gettarono la bara sotto la lapide che ricorda la deportazione degli ebrei. Dopo qualche tempo, un articolo, una mattina uscì di casa, mi fermavo tutte le mattine al giornale, io prendevo il giornale, in macchina leggevo i titoli, c'era un articolo in buona evidenza, in prima pagina, di Sergio Zavoli, che raccontava della profanazione del cimitero di Carpentras in Francia. Io mi ricordo che leggendo quell'articolo io mi mise a piangere. E fu in quel momento che dissi: non si può più tacere, dobbiamo parlare. Facevo parte dell'associazione ex deportati, capitò l'occasione e non mi terrei indietro. Addirittura andare niente di più che a portare un saluto, magari 10 minuti, all'Accademia dei Lincei. Ho organizzato un convegno a Tivoli su Emilio Segrei, il fisico, il cittadino di Burtino, il perseguitato razziale. All'associazione, non so perché venne fuori, no, ci va piano, a un certo momento accettai, con molta incoscienza perché non avevo mai parlato in pubblico. Andai là a parlare la prima volta, doveva essere il 1990 più o meno. Parlai lì per la prima volta, c'era Salvini, quando finì 10 minuti, forse un quarto d'ora, ma non di più. Salvini mi abbracciò, e poi gli altri mi salutarono, eccetera, quindi finì così. Dopo qualche giorno mi telefonò un professore del liceo Maiorana, mi disse: sai, io ero lì ad assistere al convegno, e lei sarebbe disposta a venire a parlare nella nostra scuola. Sì, vabbè, ho pensato, vabbè, tutto sommato ce la posso fare, non mi devo inventare niente, e quindi ce la posso fare. E ho cominciato lì, e da allora poi finalmente le porte delle scuole sono un po' aperte all'esterno, prima non era così, e ho cominciato allora. È stato un quarto di secolo, e continuo a farlo, spero di poter continuare. La settimana passata sono stato in Puglia, nel Salento, con due costole, forse tre rotte. Poi lunedì sono stato a Napoli, e quindi d'altra parte, vabbè, continuo a fare. Adesso credo di aver finito, mi sarebbe da raccontare fino a domani, ma insomma penso di raccontare, poi ho paura di essere in qualche caso, di essere andato anche un po' fuori dalle righe, mi dispiace. No, grazie. Grazie. Spero che questo viaggio che farete, indubbiamente lì è un viaggio importante. È un viaggio importante, soltanto dovete immaginarlo com'era quando ero in attività. Vi ho detto, c'erano